per me potevano, per noi potevano rimanere tutti. C'era da avere una mano, abbiamo chiesto una mano, non ce l'hanno voluta dare. Bene, non importa, noi andiamo avanti, perché questa società, come ha detto mio fratello, non è fallita. Questa società ad oggi è penultima, ma cosa, il calcio, la palla è tonda, può succedere di tutto. Di tutto, posso, siamo anche a 6 punti dalla salvezza, non ce lo dimentichiamo. E dovete avere fiducia in questa società, come l'avete sempre avuta, se l'avete avuta, o meglio, se non l'avete avuta, cercate di averla. Perché noi, no, io non cerco né fiducia né ringraziamenti, questo ci tengo, giustamente. Soltanto il rispetto personale. Ecco, questo è prima di tutto. Perché si sta scatenando un'agonia che non va, è fuori dal mondo, è fuori dal mondo. Non credo assolutamente che i giocatori della vecchia guardia se ne siano andati lì di loro spontanea volontà. E hanno detto che ci salveremo non so con quali giocatori, poi verranno altri 2 punti di penalizzazione come hanno detto pure loro. E non so proprio come ci faremo a salvare con mezza squadra, con giocatori che non verranno, perché chi vuole venire una squadra in smobilitazione? Allora, di questo incontro le impressioni? No, l'impressione quella principale che i tifosi o io personalmente mi chiedevo è se questa società aveva una continuità. Dei giocatori vanno, vengono, buoni, cattivi, ma chi lo dice che gli altri che verranno saranno di meno? Sempre ringraziando quelli che sono rimasti qua, che sono, hanno fatto i loro anni qua a Lanciano. Allora, la proprietà ha parlato, anche questo colloquio con i tifosi, risolutore questo? Finalmente, perché come ho detto stesso io a Guglielmo, quello che è mancato è la comunicazione, il precisare le varie notizie che uscivano, le cose che andavano dette dentro i bar e poi riportate, senza offesa alla categoria, sulle colonne dei giornali. Hanno creato uno smarrimento totale nella tifoseria, un qualcosa che probabilmente non succedeva forse dai tempi di Stanislao. E non è giusto, perché la società comunque dei sacrifici che ha fatto non merita. Speriamo adesso al calciomercato, vediamo chi arriva, speriamo che la vecchia guardia, alcuni della vecchia guardia rimangano, tipo il capitano, voglio che rimanga, anche per lo spogliatoio, e vediamo adesso chi viene qui. Speriamo bene per la salvezza.